lo sai, è l'ultima occasione che ci resta, un tentativo per non dire basta, e da domani in poi per noi potrebbe cominciare un'altra volta. Immagina che poi sarai contenta. Potrebbe essere così. Buonasera, eccomi qui puntuale, siamo in diretta streaming, non vi dimenticate tutte queste cose che vi diciamo, anzi che vi dico, così è opportuno che voi ci guardiate bene. Come state? Bene, io sì, insomma, raffreddate tutti quanti, c'è un... e pare che da domani cambi il tempo un'altra volta nel Molise, come dobbiamo fare? Non lo so. Vi ringrazio per veramente il numero tantissimo, mi avete seguito la settimana scorsa con questo argomento molto particolare, i Santi Sposi. Approfitto anzi per dirvi che la prossima settimana avrò qui l'Arcivescovo Brigantini, quindi faremo un'altra bell'ora di trasmissione come l'altra volta e mi fa piacere. E il mio incipit breve, perché ho una persona a cui non voglio rubare tempo e spazio. Allora, vabbè, salutiamo anche noi il Cavalier Ferrero, Michele, che è andato via, insomma, ha fondato la Nutella, che pro e contro Nutella è stata sempre molto buona, però comunque ci fa ingrassano poco, però comunque ha creato posti di lavoro, quello che dovrebbero creare tutti quanti oggi, e quindi la sua città l'ha salutato con grande onore, ci associamo anche noi a questo saluto finale della sua vita. Allora, che cosa si dice da Roma in su e da Roma in giù tanto? Si parla di tante cose, troppe cose. C'è una situazione politica disastrosa. Ieri sera Renzi ha cercato lì a Virus su Rai 2 di confortarci un po', di chiarire un po'. Perché? Perché ha fatto bene, nel senso che lui cerca sempre di chiarire. Perché in effetti, diciamo le cose come stanno, la settimana scorsa Gentiloni ci ha fatto morire di paura, perché ha detto qua praticamente andiamo in guerra, io mi sono ghiacciata sulla poltrona, non mi muovevo più. Poi si è unito pure il ministro Pinotti, insomma si sono un po', come dire, scaldati e siamo rimasti tutti un po' sorpresi. Ma Renzi ieri sera ha cercato di chiarire invece questa cosa, che indubbiamente stiamo vivendo un momento molto particolare, molto critico. Però bisogna avere la testa di capire bene com'è la situazione e di guardare avanti, perché dobbiamo essere forti comunque ad ogni evenienza. E comunque lui dice che siamo preparati a tante cose, di stare tranquilli. Poi riparleremo ancora di Renzi per altre cose. Bene, ripeto, non voglio togliere tempo alla mia ospite, di cosa si fa? Ah, questo voglio dirlo però, gli scontri di ieri a Roma. Signore, è stata una cosa devastante vedere Piazza Navona ridotta agli hooligans. Guardate, è vergognoso questa fontana del Bernini, veramente uno dei tanti fiori agli occhielli di Roma, devastata. Cioè, io mi riferisco ai commenti che ho sentito, alle dichiarazioni anche Marino, insomma, sta incazzatissimo, diciamo pure, operiamo questo verde. Perché secondo noi, diciamo, la polizia non è stata pronta, cioè queste, sappiamo che viviamo un momento particolare, beh, questo è venuto a vedere la partita, però comunque ci vuole, bisogna rafforzare, sapete che vengono gli hooligans, lo sappiamo tutti quanti chi sono, no? Però vengono a fare a casa nostra, vedete se in Inghilterra succedono più cose, non succedono più, perché la rimazzeranno prima che arrivano, voglio dire, perché non lo fanno pure qui, perché la polizia non sta sempre pronta? E quindi Marino si è arrabbiato, si è incontrato anche con Alfano, poi gli ultimi sviluppi non li ho sentiti, ma penso che Alfano abbia preso anche lui delle posizioni come ministro dell'interno sicuramente intelligente. Allora, abbiamo subito introdotto già un po' la nostra, io ho il piacere, carissima amica, ma persona che ho sempre voluto bene e stimato, l'onorevole Sabrina De Camillis,
Eccola qui. Buonasera a tutti. Carina, brava, intelligente, insomma. Adesso sta più a Roma, insomma, che qui perché ha dei compiti particolari. Consigliere del ministro Alfano, no? Quindi del NCD. Come ti trovi in questo NCD, Nuovo Centrodestra? Beh, innanzitutto Laura, i miei complimenti perché ti sei ritagliata uno spazio diverso da quello solito a cui Grazie. Siamo abituati a vedere in televisione, ad ascoltare in televisione. E quindi grazie anche per avermi voluta ospite nel tuo accogliente e caloroso salotto. Accogliente e caloroso salotto. Sì, come dicevi, un ruolo delicato, importante, che mi sta dando molto, perché poi io in ogni esperienza cerco sempre dell'impegno quotidiano, sistematico, anche di acquisire, di accrescere dentro di me quelle che possono essere le competenze da mettere a disposizione. E bruttissime le immagini che abbiamo visto di Roma, però bisogna anche dire che la polizia e gli uomini e le donne della polizia hanno fatto quello che era possibile fare, soprattutto per difendere i turisti, per difendere le persone che erano lì in Piazza di Spagna. E molto probabilmente, se avessero utilizzato dei lacrimogeni in quella piazza, noi avremmo visto i turisti fuggire in lacrime, sì. E avremmo attaccato la polizia dicendo che erano state usate delle misure non idonee in una piazza dove ci sono anche i turisti. La verità è che questi che arrivano a seguire le partite non sono sportivi, sono degli animali. Sono delle bestie. E la fontana del Bernini era stata riconsegnata alla Poco città di Roma fa. A settembre, dove erano stati spesi un po' di soldini per rimetterla a posto. Abbiamo sentito che gli olandesi non sono disponibili Infatti, a ripagare i danni che questi signori, anzi questi vandali, hanno provocato alla città di Roma. Non mi piace neanche l'atteggiamento di Marini, accusare e arrabbiarsi, il sindaco della città di Roma. Marini non è l'ultimo diciamo, che esce per caso e deve fare qualcosina. Molto probabilmente ognuno deve guardare alle proprie responsabilità, fermo restando che rispetto a una folla di matti era davvero difficile contenere quello che questi matti stavano combinando a fianco ai turisti, ribadisco, perché questi si sono buttati in mezzo alla gente che stava lì per passare una serata piacevolmente nella piazza, una delle piazze più belle di Roma. Io dico solo una cosa, chiedo scusa se ti interrompo, dico perfettamente d'accordo su quello che dici, ma quello io parto da un altro punto di vista, cioè sono zone belle, vanno come dire un po' più custodite e allora non so, una macchina, una volante ferma, penso che c'è stato un dispiegamento di forze per la partita di ieri enorme da parte della questura e della prefettura di Roma, quindi non è che diciamo la cosa è stata presa sotto gamba. Ci saranno poi luoghi e i momenti in cui ci saranno anche i chiarimenti del caso, verranno fuori tutte le relazioni tecniche per capire com'è possibile che questi vandali umbriachi siano arrivati a fare una cosa che veramente da brivido, veramente da brivido, da brivido, da brivido. E quindi diciamo, lasciamo fare anche ai tecnici il lavoro che dovranno fare. Nelle prossime ore avremo anche tutte le relazioni che ci preciseranno. Che Alfano si è incontrato con Marino. Sì, perché è successo e soprattutto capire come ci si deve comportare, perché poi quello che abbiamo visto non è lo strascico di un'attività sportiva. Il calcio dovrebbe essere uno sport, lo sport dovrebbe essere rappresentare amicizia, dovrebbe rappresentare un sistema di dialogo, dovrebbe, e invece si trasforma in violenza. Penso che c'è qualcosa a monte che non funziona, proprio nella riorganizzazione del sistema dello sport e del calcio che va rivista. Il calcio principalmente. Senti, io ho letto, diciamo, il tuo curriculum, chiamiamolo, veramente ti sei interessata di tanti, che io non sapevo, di solito sono tante cose di te, ma
consigliere esperto del Ministro per la Prevenzione e la Sicurezza Alimentare, che è un tasto che te preme molto e lo toccheremo. Il vicepresidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine delle Tecnologie Alimentari. Cioè, cose componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Visto che tocchiamo questo argomento, Mezzogiorno, che dici tu? Si tornerà a valorizzare questa cosa sul Mezzogiorno, che so che tu, esperta in politica di coesione territoriale e per lo sviluppo del Mezzogiorno. E come la mettiamo questo Mezzogiorno? Che so che tu tieni molto, no? Come la mettiamo? La mettiamo che purtroppo la crisi di questi anni ha ampliato ancora di più la distanza tra nord e sud. Il Mezzogiorno sta pagando un prezzo altissimo per la crisi, un prezzo in termini di disoccupazioni, di mancanza di investimenti nelle infrastrutture, livelli qualitativi delle nostre università che vengono penalizzate doppiamente, poi magari se possiamo ci torniamo su questa cosa delle università. Un sistema sanitario che oggettivamente è un sistema sanitario che non riesce a garantire ai cittadini la stessa assistenza che ci sono in altri territori d'Italia. Devo dire, io quando sono stata in Parlamento con la prima finanziaria, quindi con l'allora ministro Tremonti, posi subito il problema delle risorse destinate al Mezzogiorno e della capacità di spendere quelle risorse in modo efficiente, perché poi dobbiamo anche riconoscere lo spreco, diciamo, che non ci deve... in molti casi c'è una incapacità di spesa. Ma in quella sede le orecchie di Tremonti erano sorde, per cui io feci una lettera all'allora capogruppo Fabrizio Cicchitto, una lettera firmata da tutti i deputati del Sud, in cui non solo sollecitavamo un'attenzione al meridione da parte del ministro Tremonti, ma evidenziavamo come in quella finanziaria, che era una finanziaria che andava a occupare le risorse per 3 anni, venivano spostate delle risorse che dovevano essere per le aree sottoutilizzate, venivano spostate per altri territori del paese, per altri obiettivi. E quindi sollecitavamo il nostro capogruppo a fare in modo che questa ingiustizia non avvenisse. Devo dire che invece parte dell'ingiustizia è stata consumata, parte delle risorse, quelle ordinarie che dovevano essere destinate ai nostri territori, sono state sostituite da fondi che dovevano essere aggiuntivi. Quindi con la scusa che al sud arrivavano i fondi di coesione, i fondi diciamo per le aree sottoutilizzate, si toglievano i fondi ordinari. Quindi noi non riuscivamo ad avere un'aggiunta per recuperare il differenziale con il nord, ma il nord utilizzava le risorse che a noi servivano per recuperare quelle distanze. Vennero fatte una serie di conferenze, l'analisi delle esigenze venne fatta bene, bisogna dare attuazione. Devo dire, con il governo Letta c'era un ministero, c'era il ministro Trigilia, poi è stata istituita l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, un'agenzia su cui Renzi ha fatto una serie di nomine, quindi dovrebbe iniziare a funzionare. In questi giorni si risente parlare di Ministero del Mezzogiorno, qui non è lo strumento. Sono i mezzi e i metodi che servono e gli obiettivi. Le regioni del sud devono iniziare ad avere una visione di proiezione del proprio sviluppo. Se non partiamo dalla qualità delle università, se non partiamo da progetti infrastrutturali che siano credibili, perché noi abbiamo una alta velocità che va bene dal lato del Tirreno, va bene dal lato dell'Adriatico, dopodiché abbiamo una viabilità che fa paura, cioè inutilizzabili. Abbiamo un deficit infrastrutturale nei collegamenti tra il Tirreno e l'Adriatico, e in questo si inseriva il progetto dell'autostrada Termoli-San Vittore, cioè nel superare un gap che non ci consente di collegare in modo efficiente l'area del Tirreno e l'Adriatico. Questo collegamento serve per guardare all'area dei Balcani.
se non infrastrutturiamo il Mezzogiorno in modo da farlo diventare una piattaforma efficiente per l'area del Mediterraneo, l'Italia viene completamente scalzata. Quello che deve passare nell'opinione pubblica, nei nostri, diciamo, vertici, è che lo sviluppo del Sud serve a tutto il paese. Se noi non infrastrutturiamo il Sud, noi cancelliamo l'Italia dallo scenario del Mediterraneo, ed è per questo che bisogna investire bene, con efficienza. Là dove ci sono amministratori incapaci, passiamo ai soggetti sostitutivi. Benissimi i ragionamenti che fa Caldoro, per esempio, di riuscire a creare delle macro aree territoriali, delle macro regioni. Perché? Perché significa che non ragioniamo più in termini di piccola metropolitana, matrice Boiano, Campobasso, ma dobbiamo ragionare con una visione che sia un po' più ampia e che ci porti un po' fuori da Ripa di Mausano e da Boiano, per citarne una. Ma quindi tu sei, chiaro, visto che hai citato le macro regioni, sei favorevole affinché il Molise venga... Insomma, io diciamo, venga, non so come non dire, bisogna comunque... semplificare, diciamo, i concetti. No, perché oggi, come oggi, cara Sabrina, noi non riusciamo ad andare con il treno neanche fino a Roma. No, perché sono fermi, non ci sono. Cioè, ogni volta la cafoniera del Molise si ferma a tutte le parti. È un'avventura come raggiungere con un quindi... mezzo pubblico Roma. Allora, non bisogna semplificare i concetti. Io sono per una forte difesa delle identità territoriali. La nostra identità regionale ha una sua radice, una sua valenza storica, come gli altri territori del nostro paese. Molto probabilmente, però, il livello di gestione dei territori, così, diciamo, spezzettato, ha creato una cattiva utilizzazione delle tante risorse che sono state date alle regioni. Per cui il mettere insieme, io non parlo di togliere le regioni e fare un'unica regione. Iniziamo a ragionare in termini di progettualità condivise su macro aree regionali. Quindi iniziamo a ragionare con l'Abruzzo, con la Puglia, con la Campania, con la Calabria, su che cosa possiamo fare insieme perché il Sud inizi ad essere il nord del Mediterraneo. E queste cose non le possiamo fare da soli. Da sola il Molise non ce la fa, da sola la Campania non ce la fa. Poi che il titolo, diciamo, la modifica della Costituzione che ha portato alla... cosiddetta, diciamo, spezzettamento delle programmazioni a livello territoriale. Bene, anche quello è stato un fattore che ha disgregato i territori, ha suddiviso le risorse e non ha risposto in modo efficiente a quelle che erano le esigenze vere dei territori, perché ognuno ha pensato più a spendere le risorse che a investirle, quindi si arrivava a fine mandato quando si dovevano rendicontare le risorse, il problema principale era spenderle, non investirle. Invece le risorse andavano programmate e investite, molto probabilmente ragionamenti condivisi avrebbero messo in rete investimenti più cospicui per progettualità più credibili, più efficienti, più utili al nostro Mezzogiorno. E mi riferisco alla rete delle università, mi riferisco ai trasporti, mi riferisco alla viabilità, mi riferisco per esempio allo sfruttamento e alla produzione di energia alternativa, per cui abbiamo territori martoriati dall'eolico e territori invece dove l'eolico magari poteva essere messo in modo più efficiente e non è stato fatto. Mi riferisco per esempio allo sviluppo del turismo, alla valorizzazione dei beni culturali del nostro Mezzogiorno, che ha delle potenzialità enormi, ma se il termine per la promozione culturale, diciamo la dimensione, era quello delle proloque, è chiaro che non potevamo andare da nessuna parte. Sì, e siamo d'accordo anche su questo. Quello che io mi domando, è proprio impazzisco, perché nel Molise, appunto, cominciamo dalle piccole e medie imprese, dove stanno andando a finire? Allora, se noi sono programmate, investite per fare degli investimenti, perché non sono stati fatti o non vengono fatti, non vengono attuati? E poi
possibile che siamo ancora con lo zuccherificio che non si sa che fine fa, la gamma non sa che fine fa? Cioè, queste sono le cose che io mi domando. Cioè, la regione Molise, dove va a finire? Il Molise dove andrà a finire? Io la vedo proprio nera la situazione. Ora, non voglio, non voglio metterti in imbarazzo, no, io, però giusto per capire, diciamo, quello che pensi pure tu, sono, che sei molisana. No, no, io per natura sono ottimista, penso che la nostra regione ha tutte le carte in regola per uscire da questo brutto momento di crisi e per valorizzare le cose che ci sono. Bisogna... io dico, bisogna riuscire a guardare un po' dal di fuori le questioni. Allora, noi abbiamo delle crisi storiche legate alle aziende che tu nominavi, ma il problema non è solo della nostra regione, è del nostro paese. Dove sono le imprese in Italia che hanno il coraggio oggi di investire in questo paese? Quindi la domanda che io pongo e che metto, diciamo, al centro della discussione è un'altra: se non si fa una vera riforma, un vero sistema di sburocratizzazione, le nostre imprese continueranno a scappare. Al di là della crisi GAM, zuccherificio e ITR, noi abbiamo un problema di competitività dei territori, e nella nostra regione, forse proprio perché è piccola, ancora di più il gap, diciamo, della competitività si sente ancora di più. Noi abbiamo la necessità di un paese dove chi ha diritto ad ottenere delle cose le ottenga perché ha un diritto ad ottenere quelle cose, certo, non perché deve conoscere qualcuno. Il salto culturale deve stare su queste cose, ma lo dobbiamo fare tutti insieme. Non lo può fare solo una parte, non lo può fare solo l'imprenditore, non lo può fare solo la politica, non lo possono fare da sole le istituzioni. È un sistema di cambiamento radicale, culturale, che tutti insieme dobbiamo fare. Quando ieri sera hai citato la trasmissione virus, quando le imprese dicono io me ne vado, ma me ne vado non per il livello delle tasse, ma per la burocrazia, perché certo, se io devo fare un ampliamento, esatto, l'amministratore mi dice sì sì, ma poi da un punto di vista tecnico gli uffici ci mettono mesi e anni per darmi un'autorizzazione, io vado altrove, in 3 mesi dove apro la mia pronto, azienda. Sì. Infatti qui siamo rovinati. Le imprese vogliono pagare le tasse, ma le imprese vogliono pagarle in modo adeguato ai servizi che le imprese ottengono, e soprattutto le vogliono pagare sapendo che riescono ad avere risposte dal sistema della pubblica amministrazione. Continuiamo, cioè, a dire che dobbiamo informatizzare, e poi alla fine, se non mandiamo la carta, diciamo il pezzo di carta, e non andiamo 10 volte in un ufficio, il problema non viene risolto. Questo è il problema, sì, diciamo, che ancora c'è nel nostro siamo paese indietro, e non siamo è indietro, il Molise, insomma, perché sennò ci autoflagelliamo e non è, sì, corretto. Vabbè, comunque, le problematiche che ci sono in questa regione ci sono anche altrove. Forse proprio perché il nostro territorio è piccolo potremmo fare un salto di qualità più velocemente degli altri se ci fosse un'efficiente attività sia sul piano della sburocratizzazione che sul piano dell'ammodernamento dei sistemi, delle istituzioni, ma anche della politica. Allora, io mi rifaccio ancora una volta alla trasmissione virus, a me piace molto Porro, un ottimo giornalista, perché Renzi diceva proprio questo, cioè io voglio arrivare, io le promesse che ho fatto, lui ha detto ancora una volta, io le manterrò, datemi tempo a te e io le manterrò. Lui diceva, io voglio arrivare proprio ad avere un'Italia che funzioni solo con lo smartphone, attraverso lo smartphone tu fai tutto, ricevi le notizie, fai appunto, vai dal notaio tramite smartphone, tutto, come l'altra parte in tanti paesi, cioè io ho vissuto, lo sai, a Londra, a New York, tutto, non ci vuole col telefono, chiami e hai tutto, tutti i servizi funzionano in maniera veloce. Qua purtroppo appunto vai in un ufficio, devi andare 30 volte, manca la 30ª volta ti ricevono. Con la sanità siamo rovinati, e proprio stamattina c'è stata questa cosa di Iorio, tu l'avrai sentito, un sacco di carta alla fine non vedo. Ecco qua, per esempio. Però la sanità sta inguaiata. Io tocco questo campo perché so che tu ci tieni molto per la sanità e anche degli incarichi molto importanti. I consiglieri hanno indetto una, come, sulla prossima applicazione del decreto Balduzzi,
una tegola sta per abbasso la Molisana e sui cittadini che non vedranno garantito il proprio diritto alla salute. Questo è un presagio, no? È un presagio proprio nero. E allora, tu questo che sei vicino alla sanità e stai curando delle cose e dove rimangono delle slide inerenti a questa cosa, che dici? Come la mettiamo? Allora, hanno fatto bene a indire questa conferenza stampa agli amici del centrodestra, perché è in fase di attuazione il decreto Balduzzi. Questo decreto Balduzzi ha fissato degli standard per la rete ospedaliera, degli standard i cui numeri non sono compatibili con la nostra regione, con i numeri della nostra regione. Chiaramente è inutile rinfangare quello che è successo nelle trattative o quando si è arrivati a definire quegli standard, perché la Basilicata che era presente alcuni standard li ha fatti cambiare, portandoli da 1 milione di abitanti a 600.000 abitanti e quindi tutelando la propria regione. Il Molise in questo non è riuscito. Però io mi sento di dire che siccome questi standard davvero per alcune questioni mettono in discussione il rispetto dei LEA, quindi dei livelli essenziali di assistenza nei territori e in particolare nella nostra regione, ci sarà sicuramente un impegno da parte del Ministero per, diciamo, trovare il modo tecnico per modificare alcuni standard. Quindi ci dovrà essere un comitato nominato dal Ministero che vigilerà sull'attuazione del decreto Balduzzi, ma che allo stesso tempo darà le indicazioni per quelle modifiche necessarie per far sì che il decreto Balduzzi sia applicabile in tutti i territori della nostra nazione nel rispetto della Costituzione. Quindi bisogna, e ci sarà sicuramente l'intervento del Ministro in questo senso, anche perché io stessa ho per esempio partecipato a una riunione dove le società scientifiche del settore della radioterapia ponevano un problema sullo standard della radioterapia di quel decreto Balduzzi, perché quel decreto parla di uno standard per avere una radioterapia di 1 milione di abitanti. Allora, noi in questa regione abbiamo interrotto i viaggi della speranza, sì, grazie all'apertura della radioterapia della Cattolica fatta con, sì, l'allora governo Iorio. E invece di andare avanti torneremmo indietro, quindi è una cosa inimmaginabile, come è inimmaginabile che per esempio per la rete di emergenza cardiologica non ci sarebbero i numeri, è una cosa inimmaginabile. Non ci sono i per posti esempio, letto, cioè non abbiamo i posti letto. Questo sui posti letto poi un altro, per i punti nascita, perché in quel decreto Balduzzi si parla di dover arrivare ad avere il punto nascita per almeno 1000 parti, e quindi questo dato alle orecchie di tutti balza come l'idea che in questa regione ci potrà essere un solo punto nascita, tra l'altro di primo livello, non di secondo livello. Cioè è una, guardate, è chiaro che è stato fatto con il dominio dei grandi numeri in quel decreto. Adesso bisogna vigilare e attuarlo affiancandolo a un sistema di monitoraggio che ne proponga anche le modifiche, perché altrimenti siamo di fronte a delle incostituzionalità palesi. Appunto, cioè è una crisi totale a questo punto. Io parlavo del fatto dei posti letto, vengono a mancare proprio i posti allora, letto. Allora, il problema degli standard dei posti letto è un problema che deriva anche dalla incapacità di riuscire a applicare la riforma della rete ospedaliera attraverso l'accoppiamento e l'affiancamento alla riorganizzazione del territorio. Perché se si organizza bene la rete di assistenza territoriale con tutti i sistemi di cure alternative,
non si ricorre all'ospedale. Noi dobbiamo ricorrere all'ospedale perché non abbiamo ancora ben organizzato il sistema della rete territoriale. Quindi è una fase in cui bisognerebbe avere il coraggio di accelerare molto sulla riorganizzazione del sistema sanitario, perché soltanto l'accelerata sulla riorganizzazione del sistema sanitario non farà più, cioè eviterà lunghe sofferenze proprio sul piano organizzativo, sul piano anche della mancanza di assistenza in alcuni casi, perché se io non ho l'assistenza territoriale devo ricorrere all'ospedale, c'è un'attività impropria svolta dall'ospedale, chi arriva e avrebbe bisogno davvero del posto in ospedale non lo trova. Però da quanti anni si parla delle guardie mediche che devono essere potenziate, che devono diventare dei poliambulatori, in modo che se malauguratamente c'è un inizio di infarto, la guardia medica è pronta a questa emergenza? Cioè, qua siamo arrivati appunto che in tanti paesi, come anche a Sant'Angelo, il fibrillatore l'abbiamo comprato noi, cioè facendo una raccolta. Non è perché non si fa questa riforma dei poliambulatori nelle guardie mediche? Sì, insomma, va fatta la riorganizzazione del sistema sanitario, e tant'è che la regione ha un subcommissario ed è commissariata proprio perché non si riescono a fare queste cose. Io spero che, diciamo, anche con un'accelerazione nel sistema, diciamo, della gestione commissariale nel suo complesso, si possa vedere una discontinuità di gestione e un'attuazione veloce della riforma del settore della sanità. Auguriamocelo. Allora, adesso io ti volevo dire, vediamo un po'. Sabrina, che è un nome molto bello e mi piace tantissimo, veramente. Allora, Sabrina viene festeggiata il 29 gennaio in onore di Santa Sabrina, martire in Gallia, penso. Chi porta il nome Sabrina è una persona vivace, allegra, che ama la poesia, in apparenza scontrosa, infatti ho fatto una buona cosa, ma sa aprirsi con coloro che conosce meglio. Spesso i suoi amori sono frutto della sua fantasia, che reali storie d'amore. Il nome Sabrina ha due potenziali origini. Una celtica, derivante da una terra scoperta in Antartide, vicino al fiume Severn, che in latino è nominata Sabrina, questa zona. E una ebraica, derivante da Sabre, il frutto del cactus, e viene dato alle bambine ebree nate in Israele. Guarda un po'. In entrambi i casi il suo significato è affilata e pungente. C'è anche una possibile origine africana del nome Sabrina e dell'antica città di Sabrata. Sapevi? Io non le sapevo e soprattutto non sapevo che il mio onomastico era il 29 gennaio. E adesso lo ti fai gli auguri. Perfetto. Mamma no, nessuno. Mia. Ma come dobbiamo fare? Gli auguri a Sabrina si fanno. Ecco, bene, da quest'anno pretenderò anche il festeggiamento del onomastico. Una mozione parlamentare. Sì, sì. E vediamo un po' com'è. Allora io adesso ti voglio... Bella questa cosa, poi me la dai. Ti voglio dedicare un aforisma. Andiamo? Allora, ho scelto degli aforismi inerenti alla politica, visto che siamo politici. Intanto voglio sapere una cosa da te, ma la politica veramente può cambiare il carattere? Questo non è un aforismo, è una frase, è una mia curiosità. No, non penso. Se cambia il carattere significa che non fa per quella persona. No, L'impegno in politica deve essere fatto dalla persona per quello che è e per quello che la persona può dare alla politica, quindi alla cosa pubblica. No, non può cambiarla. Non può cambiare. Allora, gli aforismi che ho scelto per te sono questi. Uno di Victor Hugo, ed è: la libertà è nella filosofia e la ragione, nell'arte l'ispirazione, nella politica il diritto. Ti piace questa? Mi piace molto. La libertà è nella filosofia e la ragione, nell'arte l'ispirazione e la politica, il diritto nella politica, Victor Hugo. Sì, sì, molto, anche se poi, diciamo, io ho una mia concezione della politica, ritengo che la politica non sia solo quella fatta
all'interno delle istituzioni, del Parlamento, piuttosto che del Consiglio regionale. La politica è anche quella che facciamo tutti i giorni, quando andiamo al supermercato e parliamo con le nostre amiche sulle scelte che facciamo, sulle indicazioni che diamo, sull'attività che svolgiamo a scuola come genitori, cioè, l'impegno, politico è quello che ti porta a fare qualcosa per gli altri, per la res, per la città, per l'insieme, per la società. Quindi ogni qualvolta ognuno di noi ha un impegno in questo senso, di fatto fa politica. Quindi, diciamo, non mi piace l'interpretazione restrittiva della parola politica. La si può fare ogni giorno e in diversi luoghi. Diversi luoghi. E allora mo ti leggo questa di Alcide De Gasperi, che sembra una frase che mi piace molto, e dice, c'era un po' con i politici, cercate di promettere un po' meno che quello che pensate di realizzare, perché potreste vincere le elezioni diversamente. Quindi Alcide De Gasperi, cercate di promettere un po' meno di quello che pensate di realizzare se vinceste le elezioni. Beh, Contenuti prima e magari aprirsi sì, dopo, no? diciamo che era la visione di un politico che non guardava alle elezioni del giorno dopo, non guardava al risultato elettorale diciamo, alle elezioni successive, era la visione di chi guardava allo sviluppo del paese a lungo termine. Bisogna tener conto di un fatto, che oggi tutto va più veloce, molto più veloce. E in alcuni casi passa prima quello che si dice che quello che si fa. Quindi il sistema della comunicazione è diventato molte volte prevalente rispetto Molto, alla consistenza. Quindi diventa più bravo il politico che sa comunicare piuttosto che quello che sa fare. Diventa più bravo il politico simpatico invece del politico efficiente. Passa più velocemente il politico furbetto che il politico serio, ma questo è un meccanismo che è stato, diciamo, messo su anche dai sistemi di comunicazione. Insomma, Laura, tu fai il giornalista, quindi se fai la giornalista, il mondo è cambiato sì, e in lo so. questo cambiamento, c'è un cambiamento anche nella sostanza delle cose. A me piace molto un sistema di equilibrio, quindi una comunicazione delle cose che si fanno, un politico serio e onesto che sa essere anche simpatico, quindi diciamo il giusto equilibrio tra quegli aggettivi che rendono una persona un buon anche un buon anche un buon politico. Ma poi bisogna saper comunicare, Certo. perché se non sai comunicare puoi essere presente in tante trasmissioni, Sì, in sì. tante cose, però la comunicazione è È così. importante. Dobbiamo dire però, questo, parlo un'altra volta di Renzi, che Renzi, insomma, la Sì. comunicazione ce l'ha, ce Sì, l'ha. ha Magari battuto tempapocchia pure Berlusconi. Ha battuto una renzata. Però Berlusconi. comunque, insomma, che sia un... Tant'è vero che ieri sera c'era anche come ospite, che avrebbe dovuto magari dirgli qualcosa di Punzecchiare. punzecchiare, che è Sallusti, che insomma io adoro, Alessandro Sallusti, il direttore del giornale, e non è intervenuto, anzi con la testa faceva sempre così, perché praticamente era d'accordo su quello che diceva. Diciamoci che molte delle cose che si stanno facendo con il governo Renzi sono cose che erano state predicate dai governi di centrodestra. E lui stesso in un congresso Renzi ha fatto una premessa: io sono un liberale. Quindi è chiaro che in questo paese serviva un liberale a sinistra per fare alcune cose che diversamente non siamo riusciti a fare. Senti, ma per quanto riguarda l'elezione del Presidente della Repubblica, com'è andato poi l'accordo, diciamo, dell'ultima ora? Vabbè, lì ci sono tutta una serie di trattative. Tutto sommato la questione è questa, è che Mattarella piaceva a tutti, Ma a voi piace diciamo, a veramente? noi piaceva e piace che piaceva a tutti. Quello che non è stato condiviso è stato il Il metodo, metodo, questo però famoso diciamo, metodo. alla fine la prevalenza, in questo caso
la sostanza della cosa è: eleggiamo un presidente della Repubblica di discontinuità rispetto ai presidenti di sinistra. Certo. D'altra parte l'esperienza di Mattarella la conosciamo tutti, lo vedremo nel percorso delle sue iniziative. Abbiamo capito che è un presidente della Repubblica che parlerà molto poco, d'altra parte anche... Però già sta facendo, diciamo, di fatto, che ha preso però, un volo di linea per andare sì, a casa. Esatto, eh? Quindi ha, diciamo, secondo me ci saranno molte sorprese da parte di questo... E non ti è servito neanche dal segretario, che sarebbe per chiamare il barbiere e farsi fare la barba sì, a casa sì. sua. Ha detto io sono Mattarella, tanto è vero che il barbiere è impazzito, ci sa che mi sta prendendo in giro. No, in giro. Senti un po', ma tu che hai vissuto questi momenti delicati, perché il patto del Nazareno insomma, è andato male? Allora, verità, io non lo so perché è andato male, perché poi la sarebbe presuntuoso da parte vostro, mia. Secondo, a un certo punto a Berlusconi stava cadendo a pezzi tutto. Tutto il partito stava andando, si stava sgretolando, e per cercare di raccogliere quello che rimaneva ha dovuto scegliere di mettersi all'opposizione e quindi di dire io farò l'opposizione, perché altrimenti si sarebbe consumata un'ulteriore scissione, una parte con la Lega, messo un recinto intorno a quello che rimaneva in quel momento, intorno al presidente Berlusconi. D'altra parte è stato anche molto strumentalizzato questo patto del Nazareno. Lì il percorso era un percorso costruito per le riforme. Il percorso costruito per le riforme ha segnato un momento di novità, perché Berlusconi era stato visto sempre come il nemico da combattere. In questo paese, da quando era sceso in campo Berlusconi, la sinistra vedeva in Berlusconi il nemico, anche se diceva cose corrette. C'era una guerra vera nei confronti del presidente Berlusconi. Renzi ha avuto il coraggio di dire basta, adesso io ragiono con Berlusconi perché devo fare le riforme, perché devo cambiare il paese, e Berlusconi in quel momento c'è stato. L'errore, secondo noi dell'NCD, è stato quello di uscire dal governo, perché nel momento in cui tu vuoi incidere e vuoi davvero fare le riforme, ci stai dentro, ti confronti, ti sporchi le mani per cambiare questo paese. Non puoi, diciamo, metterti alla finestra e dire io partecipo quando mi piace, quando non mi piace rompo il patto del Nazareno e me ne vado, perché questo paese ha bisogno delle riforme, ne aveva bisogno l'altro ieri e ne ha bisogno oggi. Certo. Quindi io sono convinta che in aula i parlamentari di Forza Italia, nella maggior parte dei casi, continueranno ad appoggiare quelle che sono le buone riforme per cambiare il paese. La maggior parte delle persone di Forza, degli eletti di Forza Italia, non sono degli irresponsabili, sì. Sono persone moderate che hanno a cuore il bene del paese. Quindi al di là di quello dei titoli dei giornali, il Nazareno, il patto, nella sostanza, a mio avviso, alla fine si ricondurrà verso un senso di responsabilità comune e si porteranno a compimento quelle che sono riforme necessarie al paese. Ma intanto Brunetta, anche se insomma è simpatica, insomma, non è che non ho niente da dire, perché comunque c'ha pure una bella moglie, ma mi si ricorda che è proprio bella, ha detto, io voglio capire da te questo, quando si arriva a dire una cosa del genere su un'altra persona, cioè questo, dice Renzi è un bulletto di periferia. Non è un'offesa personale, no, beh, senso, non importa proprio che Brunetta abbia detto questo. Poi in alcuni casi io penso che in politica alcune frasette vengono dette anche per uscire con i titoli sui giornali, cioè insomma ci sta, no? Fermo restando che alcune frasi, alcune offese fatte ad alcuni possono essere anche pesanti, altre offese fatte ad altri non ci possono, diciamo, poi ci sono i diversi pesi e le diverse misure che, diciamo, vengono utilizzate.
Brunetta ha fatto una sua considerazione, dopodiché ogni tanto esplode, no? Ogni diciamo, tanto dice la sua. Sì, tutto si ricondurrà a un ragionamento di grande vista. Senti, c'è stato lo scontro tra lui e Romano, proprio il suo collega appunto di partito, per una diversità di vedute. Poi oggi hanno fatto il comunicato insieme, hanno detto anche se insomma abbiamo litigato, però alla fine noi andiamo d'accordo, siamo tutti con Berlusconi. Ciao, ci stanno, no? Sono stanno. I giochi. Senti, volevo chiederti, questa è una frase detta tanti anni fa, sembra attuale, come vuoi sapere tu che ne pensi, questa è di Enrico Berlinguer. I partiti di oggi sono soprattutto macchine di potere e di clientela. Tu come la pensi? I partiti di oggi? Di oggi. E ti parlo di Enrico Berlinguer, i partiti di oggi, quindi è sempre la stessa storia, in poche parole, come vogliamo metterla? Secondo me oggi ci sarebbe bisogno di molto più partito, in senso generale, quindi non è che parlo di molto più partito vero. La Costituzione dà ai partiti un ruolo importante, un ruolo, diciamo, di un passaggio del nostro sistema democratico si basa sui partiti. E il non funzionamento dei partiti ha portato all'indebolimento della politica. L'indebolimento della politica ha portato alla cattiva rappresentanza e quindi alla incapacità di rappresentare e di difendere in modo forte il cittadino. Per riavere un cittadino davvero difeso serve una politica credibile, una politica forte. E la politica forte la ricostruisci se metti su un sistema di partito che funzioni, che abbia dei sistemi democratici al proprio interno, che porti a una selezione della propria classe dirigente attraverso il sistema dei partiti. Io ci credo molto in questo e servirebbe ricostruirli. Il fatto che oggi non ci sia un centrodestra organizzato è un punto di enorme debolezza per il sistema democratico del paese, perché non si riesce a creare un punto di riferimento vero, credibile, alternativo al renzismo, perché adesso io non mi sentirei neanche più di definirla sinistra, quella di Renzi. Quindi si dovrebbe creare un partito basato su ideali e valori che riesca a essere controparte credibile al renzismo. Questo lo si può fare se hai uomini, mezzi, idee, valori su cui costruisci un partito vero. E quindi il timone del centrodestra, del nuovo centrodestra, ad esempio, dove andrà? Intendiamo dell'area di sì. Centrodestra? Beh, secondo me bisogna detonare tutto e ricostruire. Ricostruire. Allora, il linguaggio dei fiori, dedichiamo questo fiore alla De Camillis. Allora, ti dedico, dedico i fiori alle persone che mi sono, io dedico più o meno a tutti quanti, e ti dedico la malva rosa. Vediamo questo fiore che guarda quanto è bellissimo. Allora, la malva rosa è conosciuta fin dall'antichità ed il suo nome significa guarigione. È citata nei capitolati di Carlo Magno e fu coltivata per tutto il Medioevo anche nei giardini monastici. Ma quello che mi interessava dedicare a te è l'altro aspetto, cioè la malva rosa va bene per una persona ambiziosa e anche fertile, visto che tu hai due bellissimi figli, e sei fertile al massimo, no? E sei ambiziosa, cioè moderata, nel senso che tutti dobbiamo essere ambiziosi, che se non ci solletica l'ambizione, noi rimaniamo su una sedia accatasciata. Senza sogni e senza obiettivi moriamo. Quindi, non possiamo vivere così, cioè, aspettiamo che qualcuno ci dà qualcosa, no. Io credo che l'ambizione sia una cosa molto positiva nelle persone intelligenti, che c'è anche l'ambizioso creativo. Beh, basta che non è un'ambizione cattiva, va no, bene, va bene. Però io penso che l'ambizione sia delle persone per costruire intelligenti. Costruire cose migliori, beh, è sempre positiva. Che ti dà una carica, no? Assolutamente. Io poi sono molto così, se ho le motivazioni
sono capace, diciamo, di spaccare il Anch'io mondo sono così. senza motivazioni, ma penso un po' tutti Sì. quelli che, quindi mi Ma ci sono piace anche questa persone cosa. che... Tra l'altro fa anche bene, perché poi la malva è anche una pianta È anche la cui rilassante, come il mal di tisana pancia pure, fa mi molto pare. molto bene, fa bene anche alla pelle, quindi Insomma, ci insomma, dobbiamo curare con la sì, Malva Rosa, quindi te va la bene. dedico. Senti, adesso ti faccio vedere, molto perché so che tu hai anche fretta, delle slide che hai mandato e voglio commentarle insieme perché sono delle cose che tu stai seguendo molto da vicino, come la sanità, poi le bellissime conferenze che hai avuto a Ok. Ginevra, e quindi vediamo un po' queste slide di che cosa ti tratta. Allora, questo è un incontro, vedi? Sì, questo è Sulla l'incontro che salute abbiamo fatto nel 2009 a Ginevra. di... Io sostengo ONDA, l'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, dal 2007-2008, da quando è nata. La presidente è Francesca Marzagora, una donna in gambissima, Sì. e con lei, diciamo, si sono costruite una serie di filoni a difesa della salute della donna, e poi abbiamo aperto una collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con la partnership del settore, diciamo, del materno-infantile, e abbiamo scelto dei temi, ogni anno dei temi che erano quelli del raggiungimento degli obiettivi del millennio, in modo particolare la riduzione della mortalità infantile, e il primo incontro l'abbiamo fatto proprio sulla riproduzione, sui fattori, diciamo, critici della salute materno-infantile. Nel mondo c'è un'alta mortalità purtroppo nel materno-infantile, il lavoro da fare è enorme. Lì abbiamo, diciamo, lanciato un bellissimo progetto portato avanti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ci stiamo ancora lavorando, chiaramente, perché poi questi progetti internazionali sono progetti che durano nel tempo. È stata una Molto bellissima importante da esperienza. quanto ho letto. Questa è la salute materna e il tumore al seno. Questa poi è stato il secondo Contro, incontro, sì. sempre sulla Salute salute della riproduttiva. donna, sempre sulla salute riproduttiva, sempre a Ginevra. E questa poi, devo dire, l'obiettivo era quello di entrare nei parlamenti a livello mondiale con dei deliberati omogenei a livello mondiale per cercare di ridurre il tumore, diciamo, la mortalità per tumore al seno. Come sappiamo, l'abbassamento del dato della mortalità è legato alla prevenzione, Come no? quindi prima si scopre, La prima ci ricerca, la si controlla e prevenzione. meglio è. E quindi, diciamo, anche in questo caso con Onda riuscimmo a fare questa cosa, ma con Onda ogni anno c'è l'attribuzione dei bollini rosa agli Questo ti volevo ospedali. chiedere. Cosa sono i bollini Allora, rosa? si vanno a certificare quegli ospedali, quelle strutture che rispettano determinati parametri di attenzione alla salute della donna. E beh, c'è una griglia, diciamo, a cui le strutture che si candidano devono rispondere, e in base ai punteggi che ottengono vengono attribuiti uno, due o tre bollini rosa, e ci si può riproporre ogni anno. Magari se una struttura ottiene un bollino rosa, poi può migliorare attribuendone un secondo, e poi attribuire fino a tre bollini rosa. Ed è un lavoro che facciamo ogni anno, così come ogni anno si scelgono dei temi. C'è stata quella dell'incontinenza, c'è stato il tumore al polmone, abbiamo lavorato un semestre sul tumore al polmone, che è un'altra di quelle patologie spesso sottovalutate. Un'altra cosa che viene molto sottovalutata nella donna sono le patologie cardiologiche, quindi anche perché i sintomi tra uomo e donna sono diversi, c'è tutta una. Poi con grande Poi soddisfazione sentivo che sono più a rischio le donne per sono quanto più a riguarda i rischio, problemi sì. cardiovascolari, quindi non è che ci dobbiamo proprio Diciamo che trascurare. anche se vengono colpite di meno, hanno una maggiore mortalità Sì. per diciamo, le patologie cardiovascolari. Grande soddisfazione ho avuto anche durante il mandato parlamentare, perché io Mandiamo costituì un po' di slide della De Camillis. l'intergruppo parlamentare sulla salute della donna. A quell'intergruppo parlamentare aderirono parlamentari e senatori di tutti i partiti. E poi si arrivò a produrre e ad avere l'approvazione di una mozione proprio sulla medicina di genere. Qual è la medicina di genere esattamente? In che cosa consiste? Che tu anche questo, di questo ti stai interessando Sì, molto, no?
Allora, andiamo un po' di foto della... Vai, vai, vai. L'idea diffusa è che quando uno dice il termine medicina di genere, dice, oddio, si parla di pari opportunità. No, non è così. Non è così. La medicina di genere è qualcosa di scientifico che va inserito nel percorso di studi dei medici. Tant'è che alla facoltà di medicina della Cattolica a Roma dall'anno scorso è stato inserito un corso in medicina di genere. Di questo devo dire, insomma, l'artefice è stato il professor Scambia, che in Molise che tutti qui, è stato conoscono, e che diciamo anche in Molise lui ha sempre lavorato con noi, con Onda, per portare avanti questa cosa della cultura della medicina di genere. Arriviamo a che cos'è la medicina di genere. L'uomo e la donna sono diversi, non solo diversi perché di sesso diverso. Né perché la donna la costola l'ha presa da Adamo. Ma perché siamo anche fisiologicamente e biologicamente diversi. Purtroppo però negli anni si è avuta l'idea che curare una donna era come curare un uomo un po' più leggero, un po' più piccolino. Quindi spesso le medicine vengono testate e sperimentate sull'uomo adulto e poi per la donna si cambia il dosaggio, cioè si riduce leggermente il dosaggio di quel medicinale. Si è visto invece che l'utilizzo dei farmaci, alcuni farmaci sulle donne, hanno molte, percentualmente molte più reazioni negative rispetto agli uomini. Uh-huh. E in quella mozione che noi abbiamo approvato in Parlamento chiediamo l'obbligatorietà della sperimentazione dei farmaci su campioni rappresentativi di uomini e donne. Le medicine devono essere sperimentate sugli uomini e sulle donne perché siamo diversi e perché dobbiamo capire quali reazioni quella medicina ha sull'uomo e quali reazioni ha sulla donna. Un'altra battaglia che dobbiamo fare è quella di riuscire ad ottenere la possibilità di avere la certezza di poter utilizzare o non utilizzare, per esempio, alcune medicine in gravidanza. In tutti i fogliettini illustrativi troviamo scritto non usare in gravidanza o usare sotto stretta osservazione del medico. Ma non perché lì non vengono sperimentate sulle donne in gravidanza questi medicinali. Dobbiamo capire come fare in modo che una donna in gravidanza possa utilizzare dei farmaci sapendo che sono stati sperimentati quei farmaci per una donna, diciamo, poter utilizzare per una donna in gravidanza. La medicina di genere è nata per intuizione di un medico che si accorse che di fatto le donne che soffrivano di patologie cardiovascolari spesso venivano sottovalutate dai medici, cioè le patologie venivano sottovalutate dai medici. E poi man mano si è capito che c'era un approccio diversificato al paziente uomo e al paziente donna, che il paziente uomo e il paziente donna vanno, diciamo, trattati in modo diverso perché le sintomatologie per la stessa patologia possono essere diverse, ed è per questo che bisogna approfondire a tal punto l'attività, diciamo, la medicina di genere, tanto da prevedere una disciplina, un esame anche alla facoltà di medicina, in questo caso della Cattolica a Roma. Molto interessante, complimenti. Ma il libro bianco, che cos'è? Il libro bianco sulla salute della donna, sempre pubblicato da Onda, fa la fotografia a livello nazionale dello stato di salute delle donne. E quindi ogni anno, ogni due anni, abbiamo una serie di rilevamenti veri, scientifici, che ci dimostrano come sta andando la salute delle donne. Per esempio, molto interessante sul libro bianco di due anni fa, erano, diciamo, riportati dati sugli screening fatti a livello territoriale e veniva fuori un'Italia a macchia di leopardo. Avevamo delle zone del paese in cui gli screening venivano fatti in modo adeguato, altri territori in cui o non venivano proprio proposti, quindi c'era un deficit organizzativo da parte delle strutture sanitarie locali, in altri territori erano le stesse donne a non rispondere positivamente La partecipazione non c'era agli proprio, screening. Sì, sì.
Ed è chiaro che lì c'è poi, diciamo, il nostro lavoro era quello di sensibilizzare da un lato attraverso le associazioni le donne per farle, diciamo, per far comprendere quanto è importante rispondere in modo positivo agli screening che vengono proposti a livello territoriale, quando invece c'era una mancanza da parte delle strutture e delle aziende sanitarie locali, andare a individuare la responsabilità in quell'azienda perché non venivano proposti gli screening. Di solito, tra l'altro, obbligatori perché previsti dal piano di prevenzione nazionale, e diciamo fare in modo che invece venissero proposte e venissero sollecitate le donne a sottoporsi a questi screening. Laddove le donne rispondono in modo adeguato agli screening e quindi c'è un'attività di prevenzione che funzioni, chiaramente c'è un dato sulla mortalità per alcune patologie che scende. Certo, Quindi, io vedo che ti appassioni molto dicendo queste cose. E questo desidero sapere, tutte queste cose che hai citato, il tuo ruolo effettivo, qual è stato? Beh, Solo di relatrice oppure ti sei messo anima e no, corpo? ecco, Ecco, questo arrivare voglio ad capire. approvare una mozione e fare in modo che nella programmazione nazionale venga dedicata una parte alla medicina di genere e avere un piano di prevenzione nazionale che risponda a una sollecitazione del Parlamento fatta da noi è già una Sì. cosa che ti dà la concretezza di come ci si è mossi. Oppure sollecitare le strutture ad adeguarsi perché rispondano alle esigenze delle donne per poter attribuire loro dei bollini rose, quindi avere delle strutture adeguate al nostro percorso diagnostico e di cura. E quello è un dato, quindi andare e dire scusate, ma non è possibile che in questa regione non ci sia nessuna struttura adeguata al percorso, diciamo, di salute della donna e sollecitare affinché questo avvenga e l'anno dopo verificare che lì in quella regione dove C'è non c'era stato nulla un c'è, bene, questi sono dati riscontro. che mi pare che ci possono. Chiaro che il lavoro da fare è enorme, il percorso materno-infantile è un percorso delicatissimo. I fatti tragici di questi giorni della bambina morta a Catania la dicono Non è lunga su possibile. come in alcuni casi, diciamo, ci siano proprio delle inadempienze strutturali, lì poi verranno fuori le Nove indagati cose. dovrebbero essere, insomma. Che lì, insomma, allora è chiaro che il percorso materno-infantile è un percorso fragile che va sempre monitorato, anzi, forse anche a livello regionale si potrebbe fare e porre più attenzione al percorso nascite, al percorso materno-infantile. Noi abbiamo in questo paese anche un problema di natalità. E sappiamo che un paese Sta che non scendendo, cresce, eh? che non Meno, ha sì. figli, è un paese che avrà grossi problemi di sostentamento sul piano Lo so, sociale, perché però. noi continuiamo ad avere una crescita sull'aspettativa di vita, quindi aumentano gli anziani, ma Però c'è paura abbiamo del futuro, insomma, senza una una bassa. Tra certezza. l'altro, il grosso problema è legato anche allo spostamento in avanti dell'età in cui le donne vengono messe in condizioni di avere figli, perché se non si trova lavoro, se non c'è la certezza di poter crescere questi Appunto, figli, si rinvia ed è chiaro che avere figli a 40 anni, 45, 42 anni non è come averli a 28, a 30 anni. E certo. c'è poi tutto il problema diciamo dell'assistenza alla fertilità e tutto quello che ne Che ne consegue. consegue? Allora, senta, andiamo un attimino solo su questi fatti internazionali che ci hanno sconvolto, perché mi è andato da Parigi e sappiamo quello che è successo. So che hai fretta, però insomma, terminiamola bene perché ci teniamo. Parigi, poi la Danimarca, insomma, questo sterminio che si sta verificando. Secondo te, perché sta rinascendo questa lotta agli ebrei, questo antisemitismo che insomma è venuto fuori Non è che viene violentemente? fuori, io dico, Orianna Fallaci ce l'ha detto un po' di anni fa Oriana Fallaci aveva previsto tutto. e veniva definita da alcuni dei più gentili una matta. Sì. E lei lo ha scritto, quindi troviamo scritto nei suoi libri quello che sta avvenendo Sì, oggi che avrebbero e preso ci loro il diceva potere, anche quali insomma. erano le nostre responsabilità. Sì. Se noi ancora oggi abbiamo un Vendola che dice che dobbiamo togliere il crocifisso perché il Ma boh. crocifisso è offensivo per la religione e per gli islamici, ci rendiamo conto di quante e quali responsabilità abbiamo.
non siamo stati in grado di diciamo, fare in modo che le nostre radici venissero davvero difese anche a livello europeo. Sono tutte debolezze che oggi vengono fuori. Abbiamo fatto, diciamo, in Libia quello che mai avremmo dovuto fare. Veramente. E oggi lo riconoscono tutti. Sì, 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 ma i nostri errori ci sono, come no? E io dico che il cambiamento nel mondo è un cambiamento epocale, no? Noi abbiamo avuto la lotta comunisti, diciamo, Russia contro America. Ed erano, diciamo, queste due forze che hanno determinato anche le forze politiche in campo. Oggi la rivoluzione epocale ci porta a dire che questa suddivisione del mondo non è più reale, la suddivisione è tra il mondo fondamentalista islamico e la cultura occidentale, ed è anche legato a questo che io dico che serve una rivoluzione politica vera. Sì. Se non si guarda a quello che è successo nel mondo e a come sta cambiando il mondo, noi non riusciremo a, diciamo, modificare i nostri atteggiamenti che continuano a guardare al passato. È come se si continuasse a guardare indietro invece di dire c'è qualcosa che veramente è modificato, e noi dobbiamo adeguarci a queste modifiche, anzi rilanciare su queste modifiche che ci sono nel mondo. La partita è molto delicata, molto, molto. Ci sono, diciamo, tutti i contatti diplomatici del caso. Ritengo che bisogna utilizzare la diplomazia fino al massimo possibile. Non penso che solo con la diplomazia si riuscirà a mettere davvero un freno a questo che è un sistema terroristico, politico messo insieme. È proprio che si sta avendo, terribile. Perché poi loro, i fondamentalisti islamici, hanno due obiettivi fondamentali. Quello contro l'Occidente è solo il secondo obiettivo che loro hanno. Il primo obiettivo è contro gli islamici che non sono fondamentalisti. Sì. Quindi loro devono prima di tutto dare la lezione a quelli che non sono fondamentalisti, e poi devono orientare il loro attacco contro l'Occidente. Quindi i fronti aperti sono tantissimi, gli equilibri internazionali di grande fragilità, e, diciamo, parlare dell'Ucraina, della questione ucraina, mi fa un po'... insomma, forse il termine è fuori luogo, mi farò un po' sorridere, perché è talmente piccola la questione rispetto a quella che invece riguarda il mondo intero. E noi tutti dobbiamo riflettere su come ognuno di noi nel proprio percorso storico è stato in grado di difendere le proprie radici e di dialogare anche con quelli che sono diversi da noi. Perché il dialogo ci deve essere sempre, ma il dialogo non deve essere sistema di sottomissione o sistema di cancellazione delle proprie identità. In alcuni casi la paura o l'ignoranza non ci ha consentito di difendere la nostra identità e di mantenere un dialogo di pari dignità. Io ti devo rubare 5 minuti, poi ti lascio scappare. Parlando proprio di paura, perché insomma un po' di paura ce l'abbiamo, diciamo le cose come stanno, però Alfano dice, per quanto riguarda l'immigrazione e il terrorismo, no? Quindi, che molti si domandano, arrivano tutti questi migranti, là ci potrebbero essere delle persone che vengono già qui per preparare dei focolai che poi si accendono in maniera devastante. Lui è sicuro di poter tenere a bada questa situazione? Mi sembrava, da quello che ho sentito... No, la certezza non esiste. Non esiste. Come, diciamo, la certezza non esiste. Sulla questione dell'immigrazione è molto facile fare demagogia. Lì abbiamo degli scenari di guerra incredibili. E questi che arrivano normalmente sono dei disperati che fuggono da territori dove c'è guerra. Noi abbiamo avuto un grosso problema, quello che purtroppo si ripete,
In molti casi l'Europa non affronta le questioni che dovrebbero riguardare l'Europa come Europa e lascia i paesi da soli. L'Italia su questo fronte è stata lasciata per tanto tempo da sola. I confini del sud dell'Italia sono i confini dell'Europa. Sì. Se non si riesce a far passare questo concetto, è chiaro che si sviluppano poi tante attività demagogiche contro l'Europa, ma ci sono delle cose su cui l'Europa deve poter intervenire, deve sentirsi la responsabilità di intervenire. Muoiono gli immigrati e non siamo capaci di prenderli. Non muoiono e li prendiamo ed è colpa nostra perché li prendiamo. Ci rendiamo conto che è troppo facile parlare, ma la partita è molto molto complicata. Per quanto riguarda i terroristi non hanno bisogno dei barconi per arrivare in Italia. Lo so, perché infatti in Francia stavano lì, erano cresciuti lì, erano nati lì. Copenaghen, non hanno bisogno dei barconi. Non hanno bisogno, quindi auguriamoci, insomma, cerchiamo di stare tranquilli. Ti voglio dedicare, che te la meriti, questa musica, questo video brevissimo, che però parla di pace, insomma, di pace per modo di, è una cosa che mi fa piacere commentare dopo con te, te la dedico con tutto il cuore. Smile without a reason why, e quindi onorevole De Camis, mi piaceva, no, grazie, dedicata, nel senso che comunque parla di speranza, di pace, no? Questi abbracci, Nelson Mandela, Madre Teresa di Calcutta, io faccio sempre la pelle d'oca. Infatti quando è bellissimo. È molto Mandela. Bello, è molto... noi vogliamo la pace, no? E tu... Io penso che la vita è bella. La vita è bella così com'è. E io ti chiedo, qual è il tuo motto per questa vita? Il mio motto è correre sempre. Correre sempre, guardare avanti e non negare mai né un abbraccio né un sorriso, perché sono le cose che possono servire a noi una mattina, un'altra persona un'altra mattina e che ci fanno stare bene. Quindi, e il dono che vorresti avere? Il dono che vorrei avere? No, come regalo, tu che un dono che hai dentro e puoi trasmettere agli altri. Riuscire sempre a trasmettere la possibilità di farcela, di fare meglio, di lasciare ai nostri figli qualcosa di meglio di quello che ci hanno lasciato a noi genitori. Brava, io sono sicura che l'onorevole De Camis farà ancora tanta strada e tante cose belle, ha riabbracciato anche la sua attività come tecnologo, cioè noi non la vorrei far andare più via, ci sarebbe da dire tante cose, però ha degli appuntamenti. Allora io grazie di questa ospitalità, cara. Ho cercato di fare del mio meglio, ci tenevo ad averti. E buon lavoro per le prossime grazie puntate. Anche a te, controlla la nostra alimentazione perché ti stai dando potremmo molto. Fare qualcosa su questo qualche volta. Perché no, la possiamo fare. Bene, io quindi grazie ancora, grazie. Speriamo di vederci presto. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, ci sarà l'arcivescovo Bregantini, parleremo del nuovo linguaggio della Chiesa, di questo linguaggio del Papa che a noi ci piace, dico ci piace anche se è un po' sbagliato italianamente parlare, però a noi ci piace, quindi vediamo che cosa ci dirà il Monsignor Bregantini. E ricordatevi che l'amicizia è sempre una grande responsabilità, ma è un'opportunità. Alla prossima, grazie. Smile without a reason why, love as if you were a child, smile no matter what they tell you, don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way, tears, a tidal wave of tears.
light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way.